Con i rialzi delle banche centrali aumentano anche i rischi di recessione, mercati molto nervosi. Cosa fare in borsa? Comprare o vendere? Ce lo dicono gli esperti di House of Trading. Allora, la mia prima strategia è sul Nasdaq ed è una carta verde. Ecco, quali sono i motivi e quali sono i livelli? Allora, innanzitutto ti do i livelli, ovviamente se si fa riferimento al prezzo del future, come livello di ingresso 11.500 punti, lo stop loss lo andiamo a posizionare a 11.200 punti, per quanto riguarda invece il target price 11.750 punti. Ci tengo a sottolineare una serie di cose. Stop e target sono abbastanza vicini, nel senso che sono operazioni di trading. Come detto, appunto, io mi aspetto che ci possa essere una correzione, diciamo nelle prossime settimane, la settimana prossima in generale, quindi questa è proprio un'operazione di trading per andare a sfruttare quello che può essere un rimbalzo. La strategia è questa, vedi che siamo in prossimità di un minimo, abbiamo messo lo stop sotto quel minimo e l'idea è che da qui ci possa essere un rimbalzo, quindi un rimbalzo, andiamo a prendere il nostro target price e poi cerchiamo un punto per posizionarci al ribasso. Questa, diciamo, è la strategia di trading di breve. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.